Oggi una recensione coloratissima su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ombretta su Arte per te. Oggi una bellissima recensione. Sì, parleremo dei pastelli della Ferrario. La Ferrario tempo fa mi ha mandato uno scatolone di materiali da provare. Io oggi recensisco questi perché ancora non ho provato tutti i loro materiali, ma questi che vi sto recensendo oggi li conosco molto 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 bene perché sono i miei pastelli da sempre. Infatti, quando ho visto la loro confezione mi sono illuminati gli occhi perché finalmente è una confezione che posso regalarvi senza provare prima, senza sguarnirla, senza provare da quella confezione i prodotti, perché userò i miei per la prova e per il test, che sono esattamente, vedrete, identici. Allora, che dire? I pastelli Ferrario a me piacciono molto, sono dei pastelli con cui lavoro da parecchio tempo. Adesso ve li faccio vedere all'opera, vi faccio vedere la differenza di morbidezza tra un pastello e l'altro e poi vi dirò le mie conclusioni, dopo avervi fatto vedere però come funzionano. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere. Ed eccoci qui a testare i pastelli extra fini della Ferrario. Questa è la confezione sigillata che andrà ad uno di voi. Io ho la mia di confezione, la mia personale, non che me l'abbia mandata la Ferrario me ne ha mandata solo una per provarla, ma io già i pastelli li avevo scelti di questa marca, quindi li conosco molto molto bene. Tra l'altro questa è la seconda o la terza confezione che compro da quando mi sono laureata. Sì, la prima l'ho presa in accademia, sì, la terza confezione. E sono sempre pastelli molto molto belli. Guardateli, questa confezione l'ho presa relativamente, l'ho presa da poco, me l'ha regalata Gabriele per il mio compleanno scorso. E allora, 20, 20 pastelli bellissimi. E vedete che già hanno appiccicato il corredo dei gessetti, cioè quello che sono le varie tinte, in modo che se qualcuno finisse, voi sapete esattamente il numero di riferimento e la tinta che aveva per andarlo a riacquistare. Per una recensione tecnica io devo vedere per formare il mio pastello su diverse superfici e con diverse sollecitazioni, diciamo così. Allora lo testerò su foglio ruvido e lo acquerellerò anche su questo foglio, perché è un foglio d'acquerello, su foglio liscio e su foglio nero. Voglio anche vedere l'intensità del colore su foglio nero, voglio provare il bianco su foglio nero, voglio vedere come sfumano sia con le dita che con lo sfumino. E allora cominciamo subito con un colore che testerò soltanto sul nero. Voilà, il bianco titanio. È un bianco molto molto compatto, abbastanza polveroso, però questo polveroso non è un demerito in questo caso, perché ci dà materia da sfumare senza perdere l'intensità. Ok? È sfumabile sia con le dita che con lo sfumino. Ovviamente con lo sfumino viene molto più sottile la sfumatura e anche molto più compatta. Cosa intendo? Vi faccio vedere. Sfumatura a dito e sfumatura con sfumino. Me li avvicino per farvi capire. La sfumatura con sfumino viene molto meno granulosa. Vedete che qui si vede, vedete? La grana della carta. Invece quella con lo sfumino, esercitando una pressione abbastanza costante sulla polvere, riesce a far permeare, a livellare all'interno della porosità della carta il pigmento. Di conseguenza verrà una sfumatura molto più fitta, più compatta, mentre meno fitta e meno compatta, ma anche più a degradare, quindi maggiormente controllabile per i principianti, sarà
quella fatta con le dita. Allora, che dire, favorevoli, contrari a lavorare con le dita? Io con i pastelli sono favorevole, perché il 50% del bello del lavorare con i pastelli è sporcarsi le dita e lavorare con esse, cioè far parte del dipinto col proprio corpo. Continuiamo, adesso andiamo con il nostro numero 34, giallo Napoli scuro. Anzi, faccio qui il campioncino del giallo Napoli scuro, soffio e qui procedo giallo Napoli scuro su carta, giallo Napoli scuro su, ne faccio due perché uno lo acquerellerò e uno lo sfumerò. Soffio via l'eccesso, quindi uno lo sfumo col dito e guardate che bella sfumatura viene fuori. Lo sfumo anche su foglio liscio, vi faccio vedere come viene più delicata la sfumatura, quasi cambia il tono, guardate, mentre su foglio nero viene esaltato appunto il tono del giallo. Sfumiamolo anche a sfumino e si ripresenta, vedete, la compattezza della sfumatura. Vi faccio vedere come i pastelli siano facilmente acquerellabili e quindi utilizzabili anche in tal senso. Ok? Benissimo. Proseguiamo, proviamo tutti i colori, metto tutti i colori in tavolozza e poi li proviamo. Poi il 36, un giallo limone, il 54, un violetto rossastro, lo chiamano. Il 30, un oltremare, il celeste numero 27, proviamo l'indaco, il numero 25, proviamo il 46, il vermiglione, poi il 48, che è il magenta, il 41, giallo permanente arancio. Che belli, guardate che belli sul nero performano in maniera spettacolare e questa è una caratteristica molto importante. Continuiamo con il verde, il 72, che è un verde permanente chiaro, il 74, che invece è un verde permanente scuro, 76, che è il verde giallastro, il 81, che è il verde cinabro chiaro, molto morbidi. Poi prendo il 62, che è invece il rosso pozzuoli, il 65 ocra d'oro, il grigio paint scuro, il mio spezzato, il 95, che è il bruno di Marte. E poi da ultimo invece proverò solamente sui fogli bianchi il nero, che è stupendo, e anche lui è di Marte, di un altro pianeta, un nero di Marte. Abbiamo visto l'intensità. Cosa dire innanzitutto? Non si può sfuggire alla prova del nero. La prova del nero è quella che ci dice se un colore ha texture, intensità, brillantezza, vibrazione. E qui è sotto i nostri occhi una palette piena di bellissimi colori. Bellissimi colori sicuramente da pieni. Ora vedremo anche da sfumati. Sul liscio rendono tutti bene, un po' meno il questo, il 46, il vermiglione, ma tutti gli altri aggrappano tenacemente. Poi, ma c'è anche da dire che difficilmente con il carboncino si lavora su foglio liscio, proprio uno che si vuole buttare la zappa sui piedi lo fa. Mentre su foglio ruvido, come vedete, sono parimenti intensi, vibranti, tutti molto belli. Sicuramente io li preferisco su foglio nero, secondo me il pastello su foglio nero ha una marcia in più. Adesso io vi ho fatto varie prove perché vi sto lasciando. La prima in tonza, la seconda sfumata a dito, su tutte per farvi vedere come sfumano. Guardate che belle
vibrazioni di colore. La prima variazione di colori è fatta, adesso li acquerello tutti. E adesso sfumo velocemente, farò velocissimo proprio, anche su foglio liscio. Sfumiamo insieme invece quelli su foglio nero. Bene. Allora, ho un'idea completa e dettagliata, perché sapete, anche se io li ho usati tante volte, non li ho mai usati in maniera così tecnica, e questo, guardate che mani, e questo vederli in maniera tecnica aiuta moltissimo anche me, che li utilizzo abitualmente. Che dirvi? I pastelli della Ferrario sono degli ottimi pastelli. Sono degli ottimi pastelli perché in una gamma di 20 soltanto pochissimi risultano essere rigidi, duri e poco sfumabili. Ci sono anche tra questi, ma sono in una percentuale veramente, veramente minima. Quello che mi piace meno, facciamo prima le altre lenti, è il vermiglione. Il vermiglione ha una sfumabilità che sul ruvido fa rimanere sempre traccia, sul nero fa rimanere sempre traccia e sul liscio non solo non è aggrappante ma fa rimanere anche traccia. Questo per il mio modo di disegnare, però dipende molto da come uno disegna, perché se uno disegna in maniera tratteggiata, senza sfumare moltissimo, o vuole lasciare la traccia del proprio segno, questo è il colore ideale. Per me invece, che vado sempre in maniera sfumata e poi casomai ripasso un segno netto in un secondo momento per dare certezza, può essere leggermente fastidioso. Di contro però, usati netti, voi vedete quello che succede su foglio nero. Il foglio nero è quello che fa da padrone in una recensione, perché sul foglio nero non si può mentire in nessun modo. Sul foglio nero esce la vibrazione, esce la tonalità, esce la trasparenza o esce la profondità del colore. Come vedete, questi sono tutti quanti colori molto vibranti, molto squillanti e anche molto 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 profondi. Ora, non guardate questo, guardate questo, perché questo invece voi, per averlo sfumato bene, dovete metterlo così. E vi faccio vedere subito la differenza anche sul nero. Una nuvola. Quindi non è il pigmento, ma è semplicemente la colla contenuta in esso. Nelle ricette, specialmente se i colori sono fatti alla vecchia maniera, capita. Ciò non toglie che le tonalità di questi colori sono eccezionali, che la pienezza di questi colori è eccezionale, che la resa da acquarellato, guardate, è bellissima, non perdono minimamente vigore e non perdono neanche la profondità e la squillantezza del colore, che è una cosa molto molto importante. A me piacciono molto, sono delle polveri molto fedeli, hanno una gamma colori eccezionale. Ci sono queste, c'è per esempio il rosso pozzuoli che è fenomenale, c'è il blu oltremare, ci sono questi gialli, c'è l'indaco che è spettacolare, c'è l'ocra, come si chiama, l'ocra d'oro che è bellissima, il magenta è spettacolare. Allora, sono dei colori molto belli. Vanno saputi usare naturalmente, quindi io vi ho suggerito di polverizzare quelli più rigidi e vedrete una performance completamente diversa dei vostri colori. Colori così pieni in commercio pochi altri, e questa casistica di rigidità del pastello è veramente veramente limitata. Un'altra cosa che mi interessa farvi vedere è il fissaggio, perché naturalmente le polveri vanno fissate o con i fissativi appositi, ma io oggi le fisserò con quello che tutti abbiamo in casa, che è la normalissima lacca per capelli. Di solito più scarsa è, migliore il risultato. Allora si mette a una distanza debita e si spruzza. Lì per lì, non vi preoccupate, i colori perderanno la loro intensità.
questo foglio non era d'acquarello, quindi si sta anche accartocciando, non è un problema. Perderanno la loro intensità e poi, una volta asciugato il foglio, dovrebbero, se sono buoni colori, riacquistare il loro vigore. Proviamo? Adesso aspettiamo la completa asciugatura, perché in questa fase moltissimi pastelli perdono quasi totalmente la loro brillantezza. Diciamo che adesso più o meno si è stabilizzata la fazenda. Allora, c'è stato un abbassamento di tono normalissimo, avviene in tutto, negli sfumati, perché essendo la patina più sottile e arrivando il bagnato, sugli sfumati perdono un po' di intensità. Questo c'è su tutti gli sfumati, guardate, però vi faccio vedere sui ruvidi, vi passo, sono comunque belli intensi. Il non sfumato invece, questa parte qua, è rimasto pressoché invariato, quindi ha assorbito il fissativo ed è rimasto perfetto. Buona performance anche sul foglio liscio. Quindi, in definitiva, pastelli Ferrario buoni? Sì. Affidabili? Sì. Bisogna saperli usare come tutti i materiali, intendendo per saperli usare non creare cose di una bellezza infinita, ma semplicemente sapere come ovviare gap che possono succedere, per esempio come nei colori tipo il vermiglione, che sono un poco più rigidi, che poi però, saputi usare, diventano così. Vi ho dato gli strumenti per farlo, se ve li consiglio sì, sono una bella gamma colori, hanno un prezzo giusto, ve lo metto nel box informazioni perché adesso non lo ricordo, ma mi ricordo che è un prezzo giusto. Perché vi ricordo che è un prezzo giusto? Perché quando io non li conoscevo e decisi di comprarla soprattutto perché la confezione, relativamente al numero di pastelli, al prezzo e al marchio, mi sembravano convenienti. Il colore è vibrante, il colore persiste anche dopo il fissaggio, hanno una stesura abbastanza morbida, il pastello scorre piacevolmente sul foglio, non ha inclusioni, anche in quelli più rigidi il pastello scorre, rilascia meno pigmento ma scorre, non dà quel fastidio del grip sul foglio che non riesce ad andare avanti, quindi una facilità di immissione, e li vedremo all'opera molto presto nel corso di disegno. E ora la prova che tutti voi vi state chiedendo: ma non lo fa, vediamo se il colore rimane fissato o se, malgrado il fissativo, la polvere va via. Proviamo, passo il dito, oh, rimane fissato, ma meraviglia, ma guarda, non si spande, ed è bastata una semplice lacca. Anche questa è una cosa molto importante. Ci sono dei pastelli che sono talmente slegati tra di loro che anche col fissativo vanno via, e in questo caso vedete, guardate, passo anche sul nero, sentite il rumore, non mi sto risparmiando, in questo caso rimangono, guardate, qui farei un pasticcio e invece è tutto ben fissato. Vediamo anche sul liscio. Perfetto, tutto ben fissato, il nero la fa da padrone. Certo, non insistete in maniera tenace, questo deve servirvi solamente per assicurarvi che il vostro lavoro rimanga lì dove l'avete messo, senza che passando qualcuno possa portarlo via. E quindi guardate anche al passato, dopo il passaggio della mano, quanto belli e vividi rimangono i colori. Altro punto a favore di questa confezione di pastelli, perché non sempre capita questo, e non dipende dal fissativo, perché quello che ho usato io è una lacca della Lidl, tra l'altro con un fissaggio abbastanza leggero. Dipende molto anche da ciò che è contenuto all'interno del pastello, che lo rende più o meno fissabile sul foglio. Adesso vi lascio le foto e poi ci vediamo di là, perché ho ancora qualcosina da dirvi.
compatti e vibranti, sono proprio belli. E non vi fate scoraggiare dal fatto che ce ne siano 4-5 che sono più duri. È normale, tutti i pastelli hanno alcuni pastelli che sono più secchi, e l'unico modo per farli scrivere bene è polverizzarli e usarli così direttamente a sfumatura. Invece il tratto dritto comunque riescono a darlo, voi sapete che quel pastello ha quella particolarità, quindi saprete giustarlo. Le review servono anche a questo, a non farvi avere delle amare sorprese nel momento in cui utilizzate un prodotto. C'è da dire che però nella gamma dei pastelli è una vera rarità avere dei pastelli, così tanti pastelli morbidi e così pochi pastelli rigidi. Chi usa i pastelli e sta guardando questo video potrà confortare quello che sto dicendo con un commento, e infatti di recente sono nati dei nuovi pastelli proprio già direttamente in polvere per ovviare a questo problema, ma non c'è bisogno di spendere miliardi in pastelli in polvere quando si hanno delle polveri buonissime come queste della Ferrario, con eleganti splendidi, con dei colori vividi, con una tenuta bella e buona come avete visto, che basta polverizzare leggermente e stendere a dito, vi danno comunque una performance veramente veramente buona. Io trovo questi pastelli deliziosi, mi piacciono sia per maneggevolezza, sia per durata, sia per colore, sia per profondità, per vibrazione e anche per miscelazione tra di loro. Mi piace come lasciano il tratto netto, mi trovo molto bene, quindi non posso che parlarvene bene e voglio farveli provare, quindi ne metto subito in palio la confezione che la Ferrario mi ha mandato per voi. Uno di voi sarà fortunato e riceverà questa bellissima confezione di pastelli. Uniche regole per partecipare a questo giveaway saranno quelle di lasciare quanti commenti vorrete qua sotto il video e di iscrivervi ai miei canali, quindi l'iscrizione su Arte per Te, l'iscrizione su 2K e l'iscrizione sul mio canale Ombretta. Se state pensando che io utilizzi questo giveaway per far conoscere il mio nuovo canale, la risposta è sì, è verissimo, per farvi conoscere anche il mio nuovo canale, ma non per farvi iscrivere, perché non vi devo dire io che potete iscrivervi per il giveaway e poi disiscrivervi dopo che il giveaway è passato, no? Quindi non inficerebbe la vostra libertà di azione, ma semplicemente per farvi conoscere gli altri canali, in modo che una volta conosciuti voi possiate scegliere però scientemente se iscrivervi oppure no. È come quando da bambini noi dicevamo no, questo non lo voglio, e papà e mamma ci dicevano assaggialo, poi se non ti piace lo lasci. È la stessa identica cosa, quindi non mi nascondo dietro un dito, non vi prendo per stupidi, vi dico la verità, come giusto che sia, il nostro è un rapporto basato sulla sincerità, sulla maturità e sulla schiettezza e la trasparenza, quindi è un modo anche per veicolare le mie chiacchiere sul web, sicuramente sì, ma soprattutto è un modo per regalarvi immediatamente e mettere a vostra disposizione un prodotto fantastico come quello della Ferrario, che farà sicuramente felice uno di voi, ne sono convinta. Spero che vada in mani che già usano i pastelli, perché saprete declinarli appunto nella migliore delle maniere. Io ringrazio sempre la Ferrario per questa collaborazione, perché mi dà la possibilità non soltanto di provare alcuni prodotti che magari non avrei comprato. Queste collaborazioni con queste aziende così importanti e belle, soprattutto italiane, io sono veramente felice quando posso collaborare con un'azienda italiana, perché mi danno la possibilità di parlare di prodotti italiani, di prodotti fatti bene, di prodotti che molto spesso scartiamo perché magari non conosciamo come funzionano, e soprattutto mi dà la possibilità di poterveli regalare, perché sinceramente io non avrei la disponibilità economica per farvi tutti questi regali, è ovvio, no? E invece così lo posso fare a cuor leggero, e soprattutto regalandoveli voi potrete apporre qua sotto un commento e dirmi: sai Ombretta, avevi proprio ragione, questi colori sono bellissimi, oppure sai Ombretta, io non mi sto trovando bene per questo e quest'altro motivo. E quindi un arricchimento in più per voi e soprattutto per tutti gli altri che beneficeranno anche della vostra esperienza e non solo della mia. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Incrocio le dita per tutti, in bocca al lupo, vi lascio qui la scheda
differenza del giveaway. Lasciate quanti commenti volete, iscrivetevi ai miei canali e in bocca al lupo. Io vi aspetto sempre su tutti i miei social, su Instagram, sul blog, sulla pagina Facebook, i link li trovate sempre qua sotto. Vi aspetto ovviamente sui miei canali Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele, è il mio nuovo canale, il mio piccolino Ombretta, dove si parla del più e del meno e anche di frivolezze. E non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. In bocca al lupo a tutti, e da Ombretta e da Arte per te è tutto. Arrivederci!